giocatore norvegese che è bravo con i piedi, a quanto pare bravissimo anche con le mani. Jonas Nielsen, un bel applauso per lui. Dici, come hai imparato a giocare a basket, visto che dicono tutti che sei veramente bravo? Come hai imparato? Io ho giocato molto a basket in Norvegia, come ti ho detto anche in palestra con Busnic, Casetti, qualche volta De Rossi e anche Totti. Allora mi piace molto il basket e l'anno scorso è stata bellissima. E quest'anno la ripeterete? Avete cercato di migliorare un po' per fare ancora una figura migliore quest'anno? Io credo quest'anno gioco meglio con le mani e con le piedi, perché per me ho fatto partita male, allora speriamo a piedi un po' meglio con le mani, ma normalmente io gioco per vincere, ma adesso questo giochiamo per una cosa importante, allora per me è importante battere Totti e De Rossi. A Totti e De Rossi? Perché loro non la prendono bene, mi sa, molto bene. Sì, ma loro parlano troppo, allora io voglio vincere contro loro. E chi ti fa un po' paura della diplomatica? Nessuno. Cioè l'idea è chiarissima. Allora, ho visto l'anno scorso con i piedi, come tu l'hai detto, i americani con i piedi è un po' difficile, ma con le mani è fortissimo. Ok, tu come stai in forma? Cioè, da qual 13? Con tutte e due, in generale. Sì. Domenica contro Palermo un buon primo tempo, ma dopo un po' difficile, ma sto in forma e la squadra anche siamo in forma. Allora, vediamo settimana prossima, ma siamo in forma. Settimana prossima. Va bene, noi lo aspettiamo settimana prossima e anche lunedì 13, ovviamente. Gianni Nerisi, un bel applauso.